Io parlerò brevemente dei libri che abbiamo preparato per questa edizione. Io mi chiedevo quanti della quinta edizione sono presenti oggi. Anche scrivo con questo. Ah, benissimo. Bene, allora avete visto il libro che vi è stato dato, quindi tutti avete il libro, non stiamo a proiettare le immagini perché insomma per fortuna ci sono ancora i libri di carta, quindi li potete sfogliare. E il libro che vedete serve a raccontare i progetti. Quindi innanzitutto ringraziamo gli insegnanti e gli operatori dei musei e degli archivi che hanno, come dire, impiegato del tempo a compilare le schede, che sono molto importanti. Quindi l'incontro di oggi serve anche a seminare quello che poi darà frutti l'anno prossimo. Quindi chi lavora ai progetti della quinta edizione sappia che per arrivare a questo tipo di prodotto è fondamentale avere le schede compilate. Come vedete nel libro, sono schede costruite sotto forma di intervista, quindi sono domande che chiedono di raccontare i progetti, come è nato il progetto, in quale contesto, quali sono state le difficoltà incontrate. Quindi sono domande molto, molto pratiche, molto dirette, insomma c'è poca filosofia, insomma, perché alla fine dobbiamo raccontare i progetti, l'obiettivo è questo. E naturalmente sono fondamentali anche le immagini. Anche su questo, raccomandazione pratica importante, lo ripetiamo spesso ma è importantissimo, cercate sempre di documentare i vostri progetti con una certa cura, quindi magari non facendo fare solo le fotografie ai ragazzi col telefonino, che vanno benissimo in certe occasioni, ma magari anche chiamare un fotografo, qualcuno che sappia fare un po' di fotografie di una certa qualità, perché alla fine quello che resta dei progetti sono i video, le fotografie, quindi non sottovalutate questo tipo di aspetto. I libri sono due, avete visto, uno raccoglie tutti i progetti, tutti i 15 progetti premiati, e l'altro è stato realizzato più direttamente dall'assessorato all'agricoltura e naturalmente racconta in modo particolare, con un focus particolare, i progetti che hanno la vocazione agroalimentare e il territorio al loro centro. La grafica in entrambi i casi di Ilaria Del Gaudio, ci teniamo a ricordarlo perché insomma è una bravissima collega. E